Ed eccoci arrivati alla finale femminile del 35esimo campionato italiano di freccette. Entrambe le giocatrici partono un po' così così, ma è normale perché adesso si sente la pressione della finale. Seguiremo quindi Loredana Brumez, che adesso fa un ottimo 85, contro la giovane Aurora Fokessato, che abbiamo avuto la possibilità di seguire anche precedentemente, che ha dimostrato di essere un'ottima giocatrice, nonostante la giovane età. In cabina di regia con me abbiamo Nello, quindi si è riformata la coppia. Eccomi qua, sono tornato. Quindi questa è la finale femminile. Adesso andremo a rivedere un attimino anche il percorso piano piano durante l'arco della partita che hanno affrontato le giocatrici. Adesso un 41 che sembrava però un 100. Dentro nella tripla invece non ha pagato, belle frecce ma non ha pagato. Adesso un 13 Brumez. Ecco, subito in tripla adesso focalizzato con la prima, anche la seconda, attenzione. Oh, quasi un 180. Ottime frecce che la portano tra l'altro 227, non è quota di chiusura, però un bel vantaggio adesso ha su Loredana che però con un 52 sembrava anche qui tripla. Tirata molto bene quella freccia. Vediamo ora se si porta in chiusura Aurora che triplo 20, triplo 20. Attenzione, E un ottimo 140. Vediamo se mette un po' di pressione a 303 Loredana Brumez che però fa soltanto 5. Adesso questa è una chance importante per mantenere il servizio, se vogliamo usare un termine tennistico. 70 restano, 17 singolo preso, 20 proverà il bull. Anzi no, no, si piazza. evidentemente era 5. Alcune volte queste ombre ci traggono in inganno. Vediamo ora però perché è in chiusura. Più A 15 10. tenta 10 doppio. Adesso Bruno è però in tripla con la prima, seconda un po' lontano. 93 comunque. Andiamo il 10. Doppio 5, prende il 5 5. singolo. Niente, sballa, E poi torna decide indietro. di sballare. 164 Brumez. Vediamo se entra la tripla con la prima. Non entra, C'è spera il suo tipo 8. 19. Non Ah, era buono, alto. eh. È entrato con la terza, triplo 19. 95. Punti fatti, attenzione 2, cambia strada, pesato, infatti C'è. veramente brava Aurora, fatta anche una scelta coraggiosa cambiando il numero. Un 1-0 per Fogasato, finale italiana 2021. Va in tripla adesso con la seconda freccia. Veramente sbaglia pochissime frecce. Poi tra l'altro è anche la sua prima finale sul pedalone, quindi diciamo che non si fa neanche tradire dall'emozione, molto fredda. È vero, Concentrata. mantiene questo suo stile molto elegante, se così vogliamo chiamarlo. Sì, un po' alle giocatrici giapponesi. Questo stile così Preciso. preciso, mobili, distendono bene il braccio. Adesso però Brumez va in tripla con la prima freccia. No, non era l'ombra maledetta che c'è Visto che adesso il ancora in punteggio frangente. ce lo permette, ripercorriamo un attimino i tabelloni di entrambe le ragazze.
Per Aurora Fogesato, primo turno il bye, poi 4-2 con Cinzia Borgia, poi 4-1 con Osti Barbara, 4-0 poi con Giulia Vernocchi, partita che avevamo assistito anche in diretta sulle nostre pagine. Un 120, Un una pronuncia, 120. diciamo, tra virgolette, non precisa, che è andata sul 20 doppio, ma comunque ha pagato bene anche quello. Seguiamo allora questo fine del leg e poi vedremo anche il percorso di Loredana Brumez. 20 singolo per Aurora, ancora un 20, è nel settore, poi 44, questa è un pochino più bassa. Anche la Brumez, uno stile molto pulito, ferma con il corpo. 50 rimasti per Fogesato che cerca il 18 triplo che non trova. Spera per aver sbagliato la terza freccia, ma rimane a 32 comunque. Sicuramente avrà ancora la possibilità, visto che a 174 Loredana non può chiudere, ma può provare a mettere pressione sull'avversaria. Un 22 un po' poco, la lascia in quota di chiusura, ma attenzione, doppio 16, la prima è fuori. Fuori anche la seconda, vediamo la terza. 150 Brumez, ci vuole una tripla subito per poter chiudere, anzi due. Ma peccato, entrano le due sbagliate. 66. Veramente peccato. Dunque ancora una chance adesso al doppio 16. E prende 16, peccato. Ora 86, una buona situazione. La prima sul 10, poi sul 20. Focasato si chiude questo leg, è ancora lontano, si ferma. E c'è. La terza. No, per la seconda, scusate. E tra l'altro ha vinto un leg importante perché iniziava anche l'avversario, quindi adesso. Guarda, certo, la partenza. Dicevamo, ora in pedana Loredana Brumez, il suo percorso anche molto netto, primo turno un bye, poi 4-0 contro De Rosa, poi un 4-0 contro Airoelei Miahela e un 4-2 contro Dania Galasso, una vittoria importante che la porta qui in finale contro appunto la giovane Aurora Fogesato. E dunque abbiamo visto il cammino delle due giocatrici, adesso godiamoci questa finale che per ora vede in vantaggio Aurora Fogesato 2-0. Entra in tripla. Peccato le altre due frecce dopo che con la prima aveva preso bello centrale il triplo 20. Ora vediamo che risposta darà Aurora Fogesato. Cinque, può fuori questa freccia, poi un 1. Prova a mettere tutto a posto andando giù, ma purtroppo non trova il triplo. 318-251, leggero vantaggio per Aurora, la giocatrice in maglia azzurra che però iniziava il leg, quindi ha dalla sua questo vantaggio. Adesso il triplo a Brumez con la seconda, fa un bel 100, cerca di non mollare.
100 risposta, ipocrisato veramente da quasi veterana. È vero, si porta in chiusura infatti a 91, 218 invece Loredana che fa un 81. 137 è una chiusura difficile, però siccome il 91, la prima va sul triplo 3. 82 restano. Ancora una freccia giù. 19. Gesto di stizza un pochettino. Voleva prendere definitivamente il largo con il 3-0, ma un po' di pressione, un po' di tensione, insomma, è pure giusto che ci sia. Vediamo che succede. 137, 81 fatti. Però resta 60, 20, doppio 20. E spalla, attenzione. Peccato. Freccia che un po' scende, va a prendere il triplo, quindi nessun punto. Resta a 72. Dall'altra parte, triplo 16. Era singolo, quindi stava tirando il doppio 20. Anche in questo caso c'è un po' confuso l'ombra. Peccato, è entrato un 9 triplo. 45 restano, quindi 5 doppio 20 oppure 13-32. Vediamo cosa sceglie la giocatrice. Petrana fa 32. Ha provato un doppio 20. E ora questa è un'ottima occasione per accorciare le distanze per la Bromez, che può tirare il doppio 10. Vicinissima. Ha ancora vicinissima, peccato. Unlucky. Questo Niente da caso. fare, non approfitta. Molto bassa la prima freccia. È lei. E c'è. Guarda, A 0 per poco esatto, prende il largo. come abbiamo visto fino adesso in tutte le partite che abbiamo trasmesso, quando il giocatore prende il largo, poi è difficile riuscire a ricucire lo strappo a meno di alzare in un momento il livello e recuperare, ma è davvero difficile, quindi adesso è un momento cruciale per Loredana Brumez per rimanere in partita. Vi ricordo che si arriva a 5, quindi la partita è comunque ancora lunga, ma il 4-0 sarebbe davvero poi difficile da recuperare, per cui è un leg di vitale importanza, ma ancora Aurora 20-20 e triplo 20, complimenti. Veramente precisa nelle sue frecce, sempre dentro nel settore, poche volte sbaglia, concentratissima. Seguiamo, Loredana, un piccolo gesto di stizza con la testa, però poi prende un 5, peccato. Ora è importante, 280-281, le giocatrici sono praticamente pari. Sorride, per quel triplo 1, proprio attaccato anche allo spicchio del doppio 20, ma si salva con l'ultima freccia, 66, ancora un leggero vantaggio per la Brumez che deve approfittarne assolutamente. 20. Quanto? 214 a 216. Triplo 20, ottimo. 26. Ah no, era un 20 singolo, l'ombra un'altra volta ci ha ingannato. Entrambe le giocatrici sono fuori dal quota checkout, però è anche vero che in questo leg è iniziato Loredana Brumez, quindi se adesso si dovesse portare in chiusura la Focusato, e lo fa attraverso un 20, triplo 20-20. Zona checkout,
esatto, 116. Vediamo se Brumez riesce a mettere un po' di pressione. Fa 41, ma anche lì in zona checkout, molto più lontana, 147. Un singola, una singola, due singole, un 60 comunque che porta una zona agevolata a 56. Vediamo Brumez. Cerca la tripla, la trova con la seconda. 67 rimasti, cerca 17, ma trova il 3. Attenzione adesso, poco esatto. Potrebbe prendere Sceglie almeno un 16 doppio 20. punteggio. Alta la prima. E alta anche la seconda. Prende il 4, rimane a 100. Sembra qui in triplo 20, ma era un 20, 29. E ora doppio 20. Alta, seconda molto bassa, vediamo se c'è un 10 doppio cambiando la strada, niente da fare. Adesso Brumes però non può perdere questa occasione per accorciare Esatto, distanze. 75 sceglie 51-24, Ci prova ma prende il comunque. 2. E ancora doppio 10. Niente da fare con la prima, e anche la seconda interna al 10, Dieci. alta, c'è da fare. Peccato. Chance molto importante. E c'è, accorcia le distanze. Accorcia le distanze Loredana Brumez, il punteggio è di 3-1 per Aurora Focchesato. Partita apertissima adesso, anche perché questa chiusura potrebbe portare anche un po' di... Qualcuno. potrebbe galvanizzare la giocatrice Riolana che adesso può davvero con questo leg avvicinarsi definitivamente. Entrambe partono senza tripli. E subito però arriva con un bel punteggio a tre cifre, ma risponde Loredana Brumez. Subito in tripla con la prima, poco esatto, attenzione, seconda è alta. Comunque è un bello scendere a 100 alla volta. Ma è un 20 singolo. 60, comunque tutte precise lì, una rosa veramente stretta. Ecco adesso Brumez però in tripla con la prima, la seconda, attenzione, 138. 138, grande numero di Brumez che però non gli bastano per andare in zona checkout. Mette però pressione sulla giovane avversaria perché... Adesso Pochesato pare controllare la partita facendo i tre singoli nello spazio grande, in alto, sul 20, e Brumez spinge, spinge, 140, si mette a 32, veramente grandissima giocata. Adesso un po' l'accusata, infatti sofferente, ha accusato il colpo, l'esperienza da Brumez. Si concentra, si posiziona.
trova neanche con la seconda, vicinissime, veramente vicinissime. Adesso a 73, poco esatto. La prima cerca un 13 per trovare una strada facile sul 60. Oh, trova doppio, comunque 20, 10 doppio. Chiude con due doppi. Praticamente il primo involontario, però comunque è stata veramente una cosa pregevole. Questo è stato un leg, a mio avviso, importante, perché poteva essere quello che riapriva la partita, e soprattutto la Brumez ha avuto le frecce per poter chiudere, e ed ora questa chiusura così con il doppio doppio potrebbe, insomma, rivelarsi davvero fatale per... Certo, perché comunque adesso la Brumez potrebbe essere un po' più scarica dopo questa freddatura. Lei che era quasi suo, esatto, dopo che si era portata in chiusura con un bellissimo 140. Vediamo allora in questo leg come affronterà la pedana, perché peccato, cade una freccia. Potresti giocare così in Italia, è vero, sicuramente è un tiro da apprezzare. Un centone, poi un 81, ottimi per Loredana, che si porta a 215, molto distante in questo caso la Fokesato, che sta a 394 punti. 60. È un margine di distanza importante, quindi bisogna adesso spingere per portarsi in chiusura il prima possibile. Lo fa con un altro triplo. La Brumez sta tirando fuori tutta la sua esperienza. E vediamo che comunque non molla. Esatto. Adesso è partita già con una tripla. Cerca di mantenere le distanze. 134, già in zona checkout. Deve però trovare subito la doppia, che è quella che gli sta mancando in questo momento. Attenzione, è focalizzato in tripla con la prima. Secondo peccato solo uno triplo. 83. 93, Brumez, attenzione, zona checkout, abbastanza agevolata, peccato, gli è entrato il 3 triplo. Per il momento sbagliato, anche l'uno triplo. Adesso sta cercando di togliere quell'arrabbiatura che ti viene quando nel momento che ti serve va dentro la tripla a fianco. Ha però un vantaggio consistente, quindi ora può comunque provarci ancora al 62. Certo, deve concentrare molto. Cosa tirerà? Non sbaglierà la singola. Sceglie il triplo 10, doppio 16, ma prende il 10. 40 resta. 36, scusate. 121, zona checkout, poco esatto. Ancora possibilità, 101, ma non tenta. La chiusura al bullet, cerca di piazzarsi, spera forse ancora in un errore della Brumez in chiusura. Nove, doppio che però qua alto. Altro spazio, 61 adesso, diventa pericolosa. Potrebbe essere... Esatto, potrebbe essere il punto del titolo italiano, 2021. Chiede all'arbitro aiuto. Niente, cominciano a pesare comunque. Adesso sì, adesso. Nel momento comincia a passare tanti pensieri per la testa. E bisogna avere anche qui esperienza per poter mettere quell'ultima doppia che ti consegna il titolo. Attenzione, Brumez, però fa ancora un errore. Penso adesso, proprio esatto, potrebbe essere. Ed è campionessa italiana Aurora Fokesato.